Oggi è una giornata importante perché il 26 giugno scendiamo come ogni anno da 5 anni a questa parte in piazza e nei luoghi di aggregazione giovanile d'Italia proprio per dare un messaggio contro l'uso e il traffico delle sostanze stupefacenti, per celebrare il 26 giugno che è proprio la giornata mondiale indetta dalle Nazioni Unite contro l'uso e il traffico della droga. Di qualche giorno fa infatti la notizia della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga della Polizia di Stato dell'aumento dei sequestri di hashish del 211%, di marijuana del 15%, di cocaina e di droghe sintetiche dell'ordine del 23%, e siamo proprio preoccupati per questi aumenti perché le 30.000 persone denunciate per reati connessi alla droga ci danno la misura dell'offerta di droga in Italia. Mentre i ragazzi sono sempre più orientati a comportamenti dannosi come l'assunzione di cannabinoidi o il policonsumo, dopo una serie di anni che hanno visto un costante calo appunto dell'assunzione di sostanze stupefacenti, questi comportamenti oggi destano molta preoccupazione nelle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale come il Modavi Onlus, che fanno proprio dell'educazione e della salvaguardia dei diritti dei giovani e dell'infanzia il loro stile di vita, la loro missione. Quindi siamo qui in piazza proprio per parlare con i ragazzi, per spiegare l'importanza di avere una vita libera dalla droga, di non cadere nell'effimera illusione delle sostanze stupefacenti, con magari un invito alla lettura, un invito a fare sport, un invito quindi ad assumere uno stile di vita sano.